la cosa che abbiamo fatto è la contagiare il 65% dei britannici per poter così sviluppare un'immunità, quindi lui lascia lui ha detto vabbè tanto dovrebbe c'è una parte devono morire per forza questa, insomma di per la vita perché così perché così non serve una cosa io nel frattempo sto cercando di fare Aladdin bellissimo però non mi ricordo come io l'ho visto dal vivo a Disneyland e c'è un mio amico che è molto più Aladdin di lui ci assomiglia. Sì, ci assomigliava. Ma no, cioè nel senso non ci assomigliava a quello di Disneyland, ma ci assomiglia più il mio amico che sta a Milano. E chi è questo amico che sta a Milano che assomiglia alla di me? È fidanzata. È soggetto di nuovo. Tra l'altro la fidanzata è anche una bellissima ragazza. È proprio una giada. Sì, quello che è successo. No, in realtà no, lei è tipo la bella addormentata. Quindi si è una coppia amica, non possiamo neanche illegale. Non si può competere. Quindi dice il virus sarà stagionale, tornerebbe anche il prossimo inverno, per questo è importante sviluppare un'immunità di gregge per tenere sotto controllo il virus. Non vedo l'ora che ritorni. A fare. Ma sì, se è una cosa stagionale, inserire tuo cugino in questa diretta per fargli vedere quanto sono bella durante il coronavirus? Sì, sì. La faccia è pulita, poi quando arriviamo dove è più sporco. Si sia trasferito a casa della fidanzata. Ah? Bello, comunque che bello che in questa diretta ci siamo solo io e te, così possiamo parlare di tutti i casi. Sì, anche tu dovevi stare con le calze, tu devi mettere ciabatte. Che cazzo abbiamo parlato? Che buono! Adesso che mi danni la diretta di un anno, cioè non vuoi dire niente. Io ti segnalo su Instagram, ti faccio chiudere il video. Ne riparliamo dopo. Mio cugino, mi ha detto mio cugino. Cioè, ma dove
Allora, quindi in questo tema io voto quella dei Negrita. Sex. No, sex. La conosci? Qual è sex? Aspetta. Altro che l'America, altro che la musica. Pensavo che era let's talk about sex, baby, let's talk about it. Questo è quello della camera da letto e del bagno, ecco. No, forse quello del bagno no. La camera tua e la camera da letto saranno così, nella parte di sotto. Ma la città, se si fa il male, Thank you.
È la parte instrumental questa? Deve essere sulla sabbia, attraverso il fango, pezza delle gambe, che mi sta smontando. Mi sta nella pelle, scudendo, vedendo, mi sta nella sesso, fare una nuova, l'altro che è la vita, l'altro che è la musica, quando sei stato capo, l'altro che è la vita. Canzone non neomelodica, Junior. Infatti, non napoletana, grazie. Eh? È Gesù Cristo. Gesù Cristo. Gesù Cristo. Gesù Cristo. Facciamo quella di John Lennon. What's it to black? Che cazzo? Fatemi cantare Puzzitto Blen. Ah, non ho no, io allora. Non penso che ti possiamo aggiungere alla diretta. Giulio, canti da casa tua. Richiedi le richieste. Noi facciamo esatto, siamo da tramite. Mi ricorda, Sara, mi ricorda quella scena dove ci stanno i Beatles nei Simpson, e cioè Ringo Starr che scrive una canzone. E gli fanno bellissima questa canzone, la attaccheremo qui sul frigo dove tutti potranno vederla. No, Giulio, melodico no. Una canzone seria. Fra, pure tu puoi richiedere. Quello subito un po' compleanno amore mio, cioè. Madonna, come sei sentimentale, Giulio. No, il fatto è, allora, a parte lo sdegno proprio, ma il problema è che io non le conosco neanche. Cioè io mi sono fermata alla Martina 50 e forse da Mocano, quella la so. Giù, ma non la sai una canzone in italiano, Tony Colombo, cioè, ha detto anche che ne sacci. Una canzone in italiano, Tiziano Ferro. Tiziano, non lo so. Ligabue. Bravo, Ligabue. Dai, certe notti. Solo che Ligabue sono tre, tipo. So Happy Hour. Certe notti. Tu sei lei. Ma no, è tutta la stessa situazione. Questa la conosci sicuro. Quasi guarda così. Questa qua è per te, belli diversi, bravo.